Sono Chiara Talin del blog copygoronline.com. Benvenuta a te che ascolti questa intervista. Oggi ci troviamo per intervistare Paolo Cericola, formatore presso la sua scuola del respiro, appunto scuoladirespiro.org. Ciao Paolo! Ciao a tutti, creature meravigliose. Tutto bene? Tutto bene, sì. Bene, bene. Partiamo subito con le nostre belle domande. Niente, andiamo, partiamo. Potresti spiegarci nel modo più semplice cosa fai in modo che tutti possano capirlo? Bella parola, in modo semplice. Allora, diciamo che io mi occupo di respiro e di aiutare le persone a ritrovare il loro respiro originario, che non è una tecnica di respiro, o se la vuoi chiamare tecnica, è la più antica del mondo, milioni di anni di evoluzione, e che purtroppo però, per tante ragioni, la maggior parte di noi ha imparato a fare venendo al mondo in maniera molto drammatica perché non ci viene lasciato il tempo di imparare a respirare. Ci tagliano il cordone ombelicale immediatamente, ci pesano, ci lavano, magari ci prendono anche a schiaffi per farci respirare, ma nessuno considera che forse qualche difficoltà ce l'ha praticamente. Quindi se ti riappropri del tuo respiro originario, normalmente si sciolgono blocchi, traumi o vecchie ferite e questo ti permette di sciogliere tutti quei nodi, insomma, che in qualche modo hanno bloccato il respiro e riconoscendo questo alcune cose puoi anche migliorare e cambiarle. E diciamo che sono molte cose che si possono cambiare quando ci si riappropria del proprio respiro. Questo detto molto brevemente. E come hai scoperto questa passione per il tuo lavoro e soprattutto quanto ti ci è voluto per raggiungere il tuo bel successo? Allora, la passione per il mio lavoro, come l'ho scoperta? È stata qualcosa di molto, molto particolare. Per caso, come tutte le cose, come si dice, Magari in non è un realtà caso. magari non è un caso. No, avevo cominciato a fare un lavoro per i disturbi visivi con un dottore di Milano, più di 30 anni fa, stiamo parlando, quasi 35 anni fa. E questo dottore mi aveva detto che dovevo fare una cosa senza cure mediche, senza interventi chirurgici, e mi aveva detto che bisognava fare tutta una serie di cose, però doveva essere una cosa abbastanza costante. E siccome io stavo fuori Roma, abitavo fuori Roma, dovevo venire a Milano, dice, per te forse conviene che vieni a fare dei seminari una volta al mese, fai dei weekend intensi e ti porti a casa un po' più di materiale. E così ho fatto per un anno e mezzo, solo che i seminari lui li faceva a Domodossola, non a Milano, praticamente quasi al confine con la Svizzera. E insomma, a quel tempo era un viaggione della Madonna per arrivare su, sia in macchina sia in treno, insomma, poi da solo non era abbastanza faticoso. Però sono andato avanti un anno e mezzo, il lavoro con lui mi piaceva tantissimo, finché un giorno ho letto un articolo che parlava di rebirthing, che questa è la tecnica con cui ho cominciato 30 anni fa, si chiama rebirthing, praticamente mi ha sconvolto la vita fin dalla prima seduta. E nella prima seduta ho attraversato il muro di ombra, per così dire, cioè mi sentivo morire, o morivo subito o morivo dopo due respiri, ma di morire subito non mi andava, per cui ho continuato a fare quei due respiri che rimanevano e ho sentito una voce forte e chiara: Paolo, questa è la strada. Ok. Wow. Ho dato del matto un po' a tutti quanti, ma siete matti, ma che roba è? Però non sono potuto scappare perché sono rimasto completamente paralizzato dalla paura e ho continuato a respirare. L'unica cosa che si muoveva era il respiro, ho continuato a respirare e alla fine della seduta, quando ho finito un'ora di seduta, si è sciolto tutto e stavo così meravigliosamente bene che in vita mia non c'ero mai stato. E non avrei mai neanche lontanamente immaginato una cosa del genere, per cui la domanda che mi feci è: questa è la prima seduta, questo è il risultato dopo che c'è. E per cui ho cominciato a farlo tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, perché mi interessava stare meravigliosamente bene. E da allora sono passati 30 anni, praticamente Cavolo. facendolo tutti i giorni. Sì, ho fatto sedute individuali, percorso di gruppo, formazione professionale, insomma, da allora ho scoperto tutta una serie di cose che nessuno mi ha mai spiegato, insegnato, proprio perché l'ho fatto tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, conoscendo anche altre
situazioni, altre metodiche che poi mi hanno permesso di rendere il lavoro molto più veloce e molto più preciso. Infatti oggi non chiamo più rebirthing quello che faccio, ma si chiama il respiro della memoria. E dopo, questo l'ho scoperto nel 95, è nata anche la coccoloterapia in acqua calda nel 98 e poi altre situazioni tipo acqua amica nel 2012 per chi ha paura dell'acqua. E oggi come oggi non chiamo neanche più respiro dalla memoria la mia metodica, nel senso che parlo di respiro originario, quello che si poteva fare fin dalla nascita se ci avessero lasciato il tempo di imparare correttamente. Insomma, questo ho detto in poche parole, se sono poche. Sì, vai pure Grazie. tranquillo. E, dato che il tuo lavoro che fai appunto è particolare, hai avuto difficoltà nel trovare la nicchia giusta? Se sì, che metodi e strategie hai usato per trovarla e mantenerla soprattutto? Trovare la nicchia giusta, sì, le difficoltà come tutti quanti, all'inizio si prova in tutti, almeno io ho provato in tutti i modi e maniere di far conoscere il mio lavoro e la passione che c'era dietro. E la mia spinta, ripeto, la mia spinta era fortissima fin dalla prima seduta, di scoprire che altro c'è. E poi dopo un po' che ho cominciato a fare il mio lavoro su di me, qua sto parlando su di me, visto che si parla di respiro, non può farlo nessun altro per te. E la cosa che sentivo sempre più prepotente, è che questa cosa doveva conoscerla tutto il mondo. Dico, ma perché non si sa in giro per il mondo? Perché non si sanno queste cose? Perché la gente non sa che si può stare bene o meravigliosamente bene? Sì, magari lo sa a livello mentale, ma poi praticamente non sa metterlo in pratica. E Esatto. quindi passare questo messaggio non è così facile su carta. Perché adesso magari tu mi stai sentendo o l'ascoltatore mi ascolterà e sente anche magari l'emozione che c'è dietro questo, ma sulla carta non è così facile Eh scriverlo, no. perché poi si fraintende un po' tutto, per cui sì, inizialmente è stato abbastanza faticoso trovare le persone giuste, perché poi dopo ti arrivano quelli che hanno gli attacchi di panico, quelli che hanno mal di testa, piuttosto che hanno un problema di altro genere, o chi respira male, no? Semplicemente che ha problemi con il respiro, però questo lavoro non è soltanto per chi sta, tra virgolette, male. È un lavoro di conoscenza, quindi anche uno che sta bene può stare meravigliosamente bene, questo lo ribadisco sempre, e basta cominciare a portare l'attenzione su di sé, dentro di sé, che le cose cambiano, perché nel momento in cui, come dicevo prima, nel momento in cui scopri alcune cose e le riconosci, puoi anche scegliere di cambiarle, cioè smettere di fare quello che facevi prima e semplicemente cominci a fare qualcosa di completamente diverso. E questo vale anche poi per trovarsi la nicchia o cose varie. Nicchia, almeno per quanto riguarda il mio ambito, è relativo, perché tutti quanti respirano su sto pianeta, ma proprio tutti, proprio tutti, tutti, tutti. E quasi tutti hanno difficoltà di respirazione. Quindi, diciamo che ci si rivolge un po' a tutti, Anche i però nello gatti, specifico, anche i anche gli gatti. animali, I anche loro gatti non vengono respirano. chiamati, anzi, loro per fortuna sono ancora, anche se sono umanizzati, parecchi, parecchi animali, diciamo che su alcune cose sono ancora un po' originali per certi versi. Infatti, molte volte chiedo alle persone di osservare, di guardare i documentari dove si vedono gli animali selvatici, a parte il cane e il gatto che uno può averci a casa o di un vicino, insomma, cose varie. Però se guardi un animale come respira, scoprirai che c'è un modo particolare di respirare, che non è quello che hanno gli umani. Sarebbe bello una cosa nuova, proprio strana, ma nuova, che appunto fai venire anche gli animali nella tua scuola per. Guarda, io dico sempre agli altri che se io imparo dagli animali, imparo dalla natura. Io sono stato per molto tempo, molti anni in mezzo alla natura, anche essendo un pescatore, mi piaceva stare in mezzo al lago, al fiume, Bello. andando per i boschi, e quindi ho osservato molto la natura e ci tengo ancora, anche quando porto i miei allievi a fare formazione professionale, li porto anche in mezzo alla natura, nel senso che c'è un periodo durante la formazione che passiamo 4 giorni allo stato brado in mezzo ai boschi. Ah, che bello. Quindi proprio a contatto con la natura, non il campeggio come uno pensa o l'agriturismo come uno pensa, che quando arrivano lì si sconvolgono perché praticamente siamo allo stato brado. E si tratta di stare in natura e di cominciare a osservare la natura. E le prime volte è sconvolgente per la maggior parte delle persone. Poi così Poi bello.
Sì, è così bello, ma nel momento in cui molli le tue paure e cominci a fidarti, l'universo non è qui per farti male. Siamo noi che pensiamo che tutti ci vogliono far male, perché abbiamo una ferita profonda da qualche parte e quindi non facciamo altro che con i nostri pensieri attrarre sempre quella situazione, perché siamo focalizzati su quel punto lì. È come se tu metti la lente di ingrandimento in un punto e lo ingrandisci e vedi soltanto quello. O guardi un elefante al microscopio, per così dire. Se guardi un elefante al microscopio, starai lì tutta la vita a chiederti che roba è, che roba non è, che roba è, che roba non è. Poi magari arriva qualcuno lì vicino e ti dice: ma guarda, stai guardando un elefante. E tu gli dici: ma va a quel paese, non capisci niente, sei scemo, va. E quando un giorno ti staccherai dal tuo microscopio, finalmente, oh cacchio, sto C'aveva guardando un ragione. elefante, c'aveva ragione. Cioè, non so se ti è mai capitato, ma questa cosa succede molto spesso nella vita, Vedi che noi oltre. sì, ci si focalizza su un punto solo, vedi solo quello, ingigantisci, fai lo zoom su una cosa e vedi soltanto quello, non riesci a vedere più altro. Quindi bisogna anche staccarsi dal proprio schema per cominciare a osservare e riconoscere delle altre cose. Poi comunque se ci sono gli alberi, la foresta, appunto tutto quanto, un motivo ci sarà. Non è che l'uomo l'ha fatta o così, tanto perché per vedere un pochettino di verde e basta, cioè ci sarà No, appunto un motivo. infatti noi Quindi. proveniamo da quell'ambiente, non è che solo ci siamo dimenticati le nostre origini, ci siamo dimenticati della natura, ormai è tutto, parliamo soltanto della nascita, del parto, ormai siamo arrivati che la gente, le persone, le donne hanno paura della loro gravidanza. I medici, si rivolgono ai medici che sono più spaventati delle donne, della gravidanza della donna, sembra una malattia contagiosa e pericolosa. E i medici si rivolgono alle macchine per far controllare, quindi controlli su controlli. Insomma, ma dove? Cioè, questo sta succedendo negli ultimi 50 anni di vita di questo pianeta, 50, 60 anni, 100 anni al massimo di vita di questo pianeta. Ma prima come si faceva? Tutto naturale, partorivi in Sì. casa. Anche lì c'erano le difficoltà, non dico che non ci fossero le Penso, difficoltà, penso. però è una questione di consapevolezza. Cioè Sì. adesso si vive nel terrore. Una donna in gravidanza fa 17.000 visite prima di arrivare a partorire. E questo che cosa fa? Non fa altro che mettere terrore, terrore addosso, praticamente, invece di essere una situazione straordinaria, meravigliosa, dove poi arrivi tranquillamente a partorire in casa tua, che sarebbe la cosa dei mammiferi, sto parlando legge dei mammiferi, tutti i mammiferi partoriscono nel loro nido, nel loro ambiente, non vanno in ospedale a partorire, a parte l'essere umano. E quindi questo spaventa, e quindi sì, se hanno delle nascite completamente sballate, e abbiamo un mondo di sballati in effetti, guardiamo realmente quello che stiamo facendo su questo pianeta, c'è un mondo di malati. Vabbè, andiamo avanti perché sennò qua. Sì, di cose da dire ce ne sono molte, insomma, ecco questo. Quando una persona ha un problema o paura che deve risolvere e viene da te, tu come procedi? Hai delle linee guida per seguirle? Che segui, appunto? Sì, a parte dargli tutte le informazioni necessarie all'inizio prima di cominciare, perché poi dopo durante il lavoro con il respiro non si parla molto, si respira appunto, la persona si scopre, si autoscopre praticamente. E do tutta una serie di informazioni e di regole che ci ho messo degli anni per scoprire, nel senso che sulla mia pelle non me l'ha mai spiegata nessuno, ci sono arrivato, ti dico, dopo 15 anni di lavoro con il rebirthing fatto tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, ho ideato il respiro della memoria perché ho scoperto tutta una serie di altre cose che poi mi hanno permesso di scoprire ancora tante altre cose e ci sono delle regole basi per fare il lavoro su se stessi con il respiro e che noi purtroppo siamo molto spesso in balia della nostra mente reattiva, alla minima sensazione, odore, suono, colore, pensiero, scattiamo, andiamo in reazione. E qui, se vuoi conoscerti, hai bisogno di imparare a stare dentro questa meravigliosa Ferrari che ti sei comprata dal concessionario divino, che è il tuo corpo, e invece noi abbiamo imparato a guidare la Ferrari con la testa dentro il finestrino e il culo fuori dalla macchina, scusa il termine francese, e alla minima sensazione fuori dalla macchina, quindi la macchina è in balia del pilota automatico. È come un aereo, no? Tu sai quando si inserisce il pilota automatico in un aereo? No, sinceramente no. Molta gente non lo sa, però riflettendo, il pilota automatico viene inserito quando l'aereo è decollato, arriva in quota, tutto è tranquillo e inserisce il pilota automatico.
Quando c'è il minimo problema, la prima cosa ad essere disinserita è il pilota automatico, perché è un po' come lo scemo del villaggio, da una parte ti salva la pelle e dall'altra ti ammazza. Per cui, siccome c'è un range un po' limitato, il pilota automatico viene staccato e il pilota guida l'aereo, perché insomma sull'aereo c'è lui, c'è la responsabilità della sua pelle, ma anche quella dei passeggeri. E la stessa Infatti. cosa succede con questo meraviglioso corpo. Siccome abbiamo imparato, come ho detto prima, metà dentro, metà fuori, molto spesso siamo fuori, il lavoro che faccio qui è quello di insegnare alla persona a staccare il pilota automatico e guidare la macchina. E con tutta una serie di regole, come scuola guida per Ferrari meravigliose, modello unico, praticamente faccio qui, detto in poche parole. Quali sono, a tuo parere, gli errori più diffusi nello scrivere una lettera di vendita? Allora, uno degli errori più diffusi è quello di, almeno per quello che ho potuto imparare in tutti questi anni da tutti i vari studi che ho fatto, che ho studiato, continuo a studiare ancora, non ho finito, è quello di scrivere del nostro prodotto, quanto è meraviglioso, cosa fa, invece di rivolgersi più che altro alla persona, qual è il suo problema, di fargli comprendere che ci può essere una soluzione diversa al suo problema. Quindi di entrare in contatto con la persona direttamente. Cioè, una delle cose che mi è piaciuta di più da quando ho imparato il copywriting è quella proprio di dare del tuo alle persone. Ma io ho sempre dato il del tuo alle persone nella mia vita, quindi questa cosa mi torna molto, molto Naturale. naturale, sì, perché molto spesso si parla in terza persona piuttosto che si dà del lei, cioè c'è tutto questo distacco quando in realtà, come anche qui, io sto parlando, ti sto dando del tuo all'ascoltatore, non lo conosco, non ci conosciamo, però, cioè, perché tutto questo distacco? Il lei, forse, vuoi parlare in generale in terza persona? Se sei con un amico, parli tranquillamente con il tu. E quindi anche questo è uno dei trucchi base, almeno per quanto riguarda il copywriting, quello che mi è piaciuto di più. E se una persona vuole intraprendere la tua stessa strada, come deve procedere per iniziare lo studio, il percorso che hai fatto? Percorso, stiamo parlando di respiro o di copywriting? Di copywriting? Ah, di copywriting. Sì. No, perché per quanto riguarda il respiro, viene a fare delle sedute e comincia un percorso, se vuole. Io ho cominciato 30 anni fa e mi sento ancora all'asilo, cioè, c'è un mondo infinito da scoprire. Per Sì. quanto riguarda il copywriting, ci sono molte persone che lo insegnano, una fra le tante, Chiara Talin, fra l'altro. E no, ma insomma ci sono svariati personaggi in giro per internet che molti sono conosciuti, non so se posso fare i nomi o i cognomi, facciamo pubblicità a qualcuno, Occulta. diciamo, occulta. Sì, io ho studiato con dei grandi personaggi, almeno che qui per l'Italia penso abbastanza conosciuti, e uno è Italo Cillo, fra i tanti, diciamo che è stato il primo qui in Italia forse a portare qualcosa in merito a questo. Per chi vuole, io dico sempre questo, chi vuole imparare a fare una cosa, trova la sua strada, inevitabilmente. Chi cerca trova, il famoso detto chi cerca trova. E per me è stato così anche, perché quando avevo bisogno di fare un qualche cosa, di imparare a scrivere, piuttosto che di imparare a lavorare sul sito, piuttosto che WordPress o cose varie, ho cercato e ho trovato studi, informazioni, ma più che informazioni, proprio informazioni studio, più che informazioni, soltanto la semplice informazione. E ho pagato anche fior di quattrini per imparare a fare queste cose. Sto ancora imparando, sto ancora studiando, per cui la mia mente non sta mai ferma praticamente, sto sempre alla ricerca, ma che altro si potrebbe fare, come si può migliorare, cose di questo Ma genere. è un bene che si è sempre alla ricerca, perché uno dice ho finito di studiare, basta, applico. Sì, c'è, ovviamente al posto di
devi, diciamo, solo parlare, parlare, c'è quindi comunque la parte dove devi applicare ed è giusto, però comunque poi vai da un'altra parte, trovi un'altra formula o qualcosa di nuovo e quindi applichi quello, quindi alla fine c'è sempre da imparare, non si è mai smesso. Sì, non si smette, almeno per me non si smette mai. E anche quello che ho potuto imparare o vedere comunque in giro per il mondo, a parte sul web, è che ci stanno anche persone anziane che hanno un'attività incredibile. E ci stanno giovani, ci stanno persone anziane che sembrano Sì, diciottenni e persone, 18enni che sembrano ottantenni è per vero, certi versi. Questo l'ho visto fin da ragazzo, l'ho vista questa cosa, continuo a vederla ancora oggi. C'è anche un film in merito, non so se l'hai mai visto, che si chiama Harold the Mood. È un film forse l'avrò bellissimo, visto, non lo molto so. carino, è degli anni 70-80, adesso non mi ricordo, è molto carino, vale la pena di vederlo perché è una signora ottantenne che si comporta come diciottenne e un diciottenne che si comporta come un ottantenne, che si incontrano, insomma nasce una storia abbastanza interessante. Harold e Vedi? Maud, sì, è molto interessante, può dare un ottimo spunto, insomma. Quindi la mente Infatti. va sempre lasciata attiva, per quello che mi riguarda, però non è solo le due cose, ci sono due cose che devono viaggiare insieme, che è il pensiero e l'energia. Molti si concentrano solo sul pensiero e nessuno, la maggior parte delle persone non considera l'energia. Quindi sto tornando a parlare di respiro, Sì. okay? Il respiro lo fai un po' più giù, se le due cose viaggiano insieme, il respiro e il pensiero e l'energia in questo caso, si ottengono delle cose molto interessanti. Beh, e quale pensi che sia il modo più facile, veloce ed efficace per scrivere una tua lettera di vendita? Quello di parlare della propria esperienza. Cioè, a me è successo questo, questo, questo e questo, ho usato questo, questo, questo e questo, è la cosa, è come quando parli con un amico, insomma, se vai al cinema, di che cosa parli? Ho visto sto film, sai, mi è piaciuto un sacco, e parli al tuo amico così, Sì, più o ti meno la consiglio stessa di cosa. vederlo anche te perché di qua, di là, di su, di giù e poi Sì, lo questa è. coinvolgi. Esatto, è Eh la sì. cosa più semplice in assoluto, proprio di parlare tranquillamente come se stessi parlando a un amico. Guarda, ti consiglio, io ho provato, c'avevo dolore al ginocchio, ho provato questo rimedio della nonna, ho messo che ne so, l'impacco di ortica sul ginocchio e mi è passato il mal di ginocchio, per dire, no? È quello che coinvolge di più, diciamo, la persona che è interessata, che ha quel tipo di problema. Sì, Questo ovviamente. è la cosa più evidente, insomma. E ci sono delle formule segrete o trucchi del mestiere che hai scoperto e che anche gli altri potrebbero utilizzare per appunto scrivere lettere di vendita efficaci? Guarda, è quello che ho appena detto, la risposta di prima, perché stavo adesso ricordandomi su una pagina di un sito che ho messo una mia esperienza con, te la racconto così, Tranquillo, una volta vai vai. stavo facendo dei lavori, stavo lavorando in un posto e ho spostato una porta di ferro per portarla da un'altra parte e invece di portarla da un'altra parte me la sono messa su un piede, me la sono data su un piede praticamente, mi è scivolata e mi è caduta sull'alluce del piede sinistro, un dolore inimmaginabile che puoi immaginare anche qualche santino è partito. E insomma, alla fine, quando sono riuscito a spostare la porta, perché poi tra l'altro era anche da solo, sono riuscito a spostare la porta e mi sono tolto la scarpa e c'avevo l'unghia che si era alzata praticamente dal dito, usciva un sacco di sangue e cose varie. Quindi ho cercato di tappare in qualche modo, anche perché stavo sul posto di lavoro, non c'era niente lì, non è che ci avessi garze o robe varie, stavo facendo un lavoro per conto mio. Quindi ho tenuto duro fino a che sono tornato a casa e ho messo. Poi alla fine sono arrivato a casa, ho fatto un impacco con delle alghe che avevo, l'ho fasciato lì e mi sono fasciato con la garza. Insomma, ho fatto tutti questi lavori. La sera dovevo uscire perché c'era la festa del paese con moglie e figli e quindi sono andato zoppicando per il paese. Il giorno dopo praticamente ho sfasciato il tutto, ho guardato un po' quello che c'era.
L'unghia non si era fatta nera, sai, non so se hai mai Sì, visto di persone che si solito si fanno pestano l'unghia nere, sì, a nera, è la mia vero. unghia era, cioè, aveva lo stesso colore, si era riattaccata, ho continuato a farci ancora per qualche giorno questo impacco con le alghe e la mia unghia si è riattaccata, io non ho perduto l'unghia, non ho mai perso l'unghia, non si è mai fatta nera e cose varie. Quindi ho raccontato questa esperienza in una pagina del mio sito dove parlo delle alghe, di questa esperienza e c'ho un sacco di persone che continuano ancora oggi a scrivere in merito a questa cosa qui e io ho semplicemente raccontato quello che era, Hai fatto veramente? anche perché non è che lo sto scrivendo che ho scritto qualcosa per vendere qualcosa, fra l'altro la cosa straordinaria è proprio questa, ho scritto non per vendere, ho solo raccontato la mia esperienza, mentre a volte quando scrivo qualcosa per vendere non mi riesce, Sì. ecco adesso mi sto dando una lezione da solo, devo fare, devo ricordarmi di questo particolare, in Adesso perché effetti poi questa magari era. sei lì che ti sforzi di dire ma cosa posso dire, ma cosa potrò dire, ma cosa vuole quello, ma cosa pensare, e sei lì che ovviamente uno dice cosa posso trovare di formula, di trucco, di qua di là, che uno poi dopo fa qualcos'altro in casa, tac, via, gli arriva la formula, gli arriva il trucco e cioè proprio così, Sì. senza con una Sì. semplicità veramente così. È veramente semplice. Poi è ovvio che ci sono delle tecniche di, per così dire, manipolazione, ma sinceramente sono un po' contrario alla cosa, anche se, insomma, se sei veramente onesto e fai le cose con il cuore, può anche andare bene usare qualche trucco. Però se parli di te e parli onestamente delle tue esperienze. Ne ripeto, adesso questa cosa mi è tornata in mente, ma è la cosa che funziona di più in assoluto. Eh Me la devo beh. andare a rileggere, che cosa ho scritto? E ci parli dei tuoi audio, come far passare il tuo mal di testa velocemente e come vincere i tuoi attacchi di panico velocemente? Sì, ecco, questi sono degli audio che ho fatto perché un sacco di gente su YouTube, nonostante gli esercizi o le informazioni che ci sono sul sito e tutto quanto, ho fatto un pacchetto per chi non vuole perdere tempo, diciamo che è un infoprodotto, costa 47 euro, dove ci sono tutte le informazioni, o per far passare il mal di testa per chi soffre di mal di testa, e veramente con degli esercizi veramente molto 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 semplici, sono esercizi da 20 respiri ciascuno, e delle altre accortezze che servono per aiutare chi ha mal di testa, ma c'è gente che ha anche mal di testa cronico che non gli passa da tanto tempo, facendo questi semplici esercizi gli passa velocemente, è una cosa che ti porti sempre dietro per tutta la vita. Quello per gli attacchi di panico è più o meno la stessa cosa, sono sempre esercizi con il respiro, esercizi molto semplici per far passare la crisi, però è ovvio che per i casi più disperati bisogna fare del lavoro un po' più consistente. Questi diciamo che sono dei pronto soccorso, questi audio, e dove ci sono queste informazioni che per me ritengo molto basilari. È chiaro che qualcuno pretende il miracolo, perché succede anche questo, che Vabbè. qualcuno compra l'audio e dice no, non mi soddisfa, non mi ha soddisfatto. Sì. Ok, insomma, ok, però diciamo che sono dei pronto soccorso e servono a far vedere, a far assaggiare un pochino che cosa c'è dietro il lavoro con il respiro. E questi sono piccoli giochi, perché veramente sono piccoli esercizi. E io parlo poi alla fine di cominciare a fare delle sedute che durano un'ora di respiro. Quando la persona viene qui mi respira per un'ora, non fa 20 respiri di 30 secondi di respiro, insomma. Okay? Cioè, a volte ci sono delle belle pretese dietro. Okay? Diciamo che questi sono dei piccoli trucchi per far passare velocemente la fase di crisi. Per il mal di testa è più facile perché magari passa e può essere più duraturo, per l'attacco di panico è un po' più, Complesso. come, sì, un po' più complesso, può aiutare a servire, può aiutare a superare la fase critica, però poi c'è da fare un lavoro. Io lavoro costantemente con persone che hanno attacchi di panico, serve un po' più di tempo perché quella cosa lì non è che te la porti da 2 giorni, Eh no. è roba vecchia e bisogna lavorarci, no? Non ci stanno santi. E ripeto, si lavora con il respiro per abbastanza tempo per far sì che la persona si senta sempre più al sicuro con se stessa, perché poi la paura se la porta da dentro, non è da fuori. Infatti, L'attacco di panico diviene da dentro, non da fuori.
Ma una domanda, diciamo che fuori da cosa? Per una persona che, diciamo, vuole prendere un aereo e ha attacco di panico per l'aereo, quindi per avere, diciamo, questi getti di aria così, che consigli dai a una persona per superare queste ore, diciamo, di terrore che può Allora, servire? un esercizio, ma vale per entrambi i casi, è che praticamente si fa, questo lo chiamo il pocket coffee dell'energia, può essere molto utile se la persona riesce a imparare a stare in ascolto del proprio respiro. E si fanno in questo modo. Quattro respiri di profondità normale, magari un pochino più ampio di quello che sei abituato a fare, e uno pieno, pieno, pieno. Quattro normali, uno pieno, quattro normali, uno pieno, quattro normali, uno pieno. E il tutto si fa con il naso, senza spingere l'espirazione. L'espirazione esce da sola, è soltanto un lasciare andare. Quindi lo sforzo è mettere dentro l'aria. Mi fai l'esempio? Sì, prova a fare anche un esempio, va benissimo. Non so se mi senti. Si sente? Sì, Non so se. sì, Ah, qualcosa. ok, allora Vai. faccio i primi 5 così almeno se riesco a farmi sentire, Sì, perché con il è microfono ancora non meglio. ascolto. Ok. E questi sono 5, ripetuto 4 volte, sono in tutto 20 respiri. È un respiro continuo, senza pause, senza spingere l'espirazione, ma proprio lasciare andare. L'unico sforzo è mettere dentro il respiro. Il tutto con gli occhi chiusi, stando seduti con la schiena dritta, le gambe non incrociate, le mani appoggiate sulle cosce. Quindi anche per chi prende l'aereo, se sente che comincia a venire qualche cosa, può con gli occhi chiusi e fare questi 20 respiri e ascoltare quello che succede, così come chi ha un mal di testa leggero può provare a fare 20 respiri. Se poi dopo ha un mal di testa più pesante, ci sono degli altri esercizi che vengono fatti, insomma, poi lo trovano nell'audio, come far sparire il mal di testa, come vincere il mal di testa in 20 secondi, 30 secondi, insomma, anche gli attacchi di panico, sì, perché sono 20-30 secondi di respiro poi alla fine. Questo esercizio lo puoi fare anche più volte al giorno. Ribadisco, chi soffre attacchi di panico normalmente altera la respirazione, comincia a spingere, non vuole vedere, non vuole sentire quello che sta succedendo, quindi fa del tutto per scappare, apre gli occhi, fa veramente tante cose. Sì. Ma già soltanto se uno ha un attacco di panico anche dentro casa e si alza e va al frigorifero e prende un bicchiere d'acqua, o va al rubinetto e si prende un grosso bicchiere d'acqua e beve il bicchiere d'acqua facendo 20 respiri, 30 secondi, 40 secondi, 50 secondi, è passato l'attacco di panico, se non anche il mal di testa, per parlare ancora del mal di testa, o lo stato di ansia forte, insomma, ecco. Già soltanto tranquillizzando il respiro si tranquillizza il tutto. Esatto, grazie per questa ulteriore, diciamo, domanda che non era le cose, però che per chi ha ovviamente ha paura di prendere l'aereo come me, ovviamente infatti per quello Ah, ecco. l'ho detto, no, perché già che c'ero, allora dato che, cioè, che come me, poi sicuramente anche tante altre persone magari hanno paura, però non sanno come fare oppure non lo dicono per paura, invece io ho detto la mia, ho detto, se ho paura, come posso fare? Oh, Comincia a serve. portare l'attenzione sul respiro, comincia a farlo a casa senza andare ad aspettare di prendere l'aereo. Fai questo esercizio, poi insomma, se andate sul sito www.scuoladirespiro.org o .com, il .com è quello più vecchio di sito, il .org è più su WordPress, è più facile da vedere, da capire, ci trovate un sacco di informazioni, veramente tante informazioni su cosa fare, cosa non fare, e anche poi vedere i vari corsi che ci possono essere per migliorare se stessi. Grazie. Grazie E quale pensiero, Paolo, finale vuoi dire al tuo pubblico, anzi al nostro pubblico che ci ha ascoltato fino adesso in questa teleconferenza? a te. Allora, una cosa che mi viene da dire è ciao, creatura meravigliosa. No, nel senso che non so, molte persone lo prendono come una battuta, però effettivamente devo dire che molte persone, quando le chiami creature meravigliose, si arrabbiano. Okay, infatti c'è un post nel mio blog che sta sempre in prima pagina, sempre al primo posto, perché fa vedere, ci sono molte persone che scrivono sia in senso positivo sia in senso negativo, cosa gli smuove questa cosa qui. Quindi riconosci la meraviglia che è in te, questa è la cosa che
che voglio dire, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti meravigliosi e le prime persone a non riconoscere questo stato di cose siamo noi generalmente. Quindi cominci a portare l'attenzione dentro di te e riconosci che sei veramente meraviglioso, che sei una persona creativa e se ti poni le giuste domande, le risposte arrivano con molta facilità. Bene, quindi ringrazio a tutte le creature meravigliose che ci hanno ascoltato, che ti hanno ascoltato. Grazie. E... ciao da Chiara Talin e da qui presente Paolo Paolo. Sicco. Ciao, creature meravigliose. E alla prossima, grazie e ciao.